Una domenica storta per la sconfitta, ma soprattutto perché sugli altri campi non arriva alcun aiuto, tutt'altro. Il Teramo cade a Cesena 2-0, bianconeri, una spanna più su di un diavolo anche ridisegnato per le assenze di Rossetti e Bernardotto. In mezzo va Fiorani, davanti il tridente solito con D'Andrea al centro. L'avvio in trasferta però, come spesso capita, è ad handicap. Dopo 4 minuti Caturano vede il corridoio nel quale Pierini si è già infilato, che consente al numero 10 di superare per Rucchini con un tocco morbido per il vantaggio lampo. Come D'Ambrosio a Viterbo e Cittadino a Gubbio, anche questa volta retroguardia bucata alla prima opportunità. Diavolo colpito duro e che barcolla paurosamente quando Perucchini rinvia su un Caturano benevolo. Una volta riconquistata la sfera, Pierini avrebbe servito il bis, ma spara ancora sul portiere biancorosso. La reazione ospite è abbozzata, o meglio, si ferma sulla tre quarti. Malotti prova a scuotere i suoi col sinistro radente disinnescato da Nardi, ma il Cesena quando alza i giri fa male davvero. Intorno alla mezz'ora Candela chiude al lato di testa un traversone di Favale dall'auto opposto, mentre ancora Perucchini determinante quando esce a valanga su un Caturano lanciato verso il 2-0 dopo un controllo sontuoso. A Lombardo, minuto 42, tocca andare a concludere sull'esterno della rete, un'azione che Malotti rifinisce troppo invece di tentare la battuta a rete. Se nel primo erano serviti 4 minuti per sbloccarla, ne servono il doppio nella ripresa per indirizzarla definitivamente, visto che il traversone di Favale pesca la testa di Caturano, pallone in fondo al sacco, il numero 100 tra i professionisti per l'attaccante. Cesena in controllo e che non rischia nemmeno quando Aziosmanovic invita D'Andrea alla battuta, sporca in area. Il diavolo sembra quasi rimbalzare sui padroni di casa. Rosso, prima di uscire, indirizza male il servizio preciso di Jacoponi e uno dei nuovi entrati, Viero, col sinistro, trova la parata a terra di Nardi. Chiamato però ad un colpo di reni in piena regola quando il centrocampista trova al secondo tentativo deviazione involontaria di Gonnelli, parata di istinto e speranze per il diavolo che si spengono definitivamente. Che non fosse una gara da vincere era scontato, che quella con l'Aquila Montevarchi di domenica sia decisiva ancor più evidente. E mentre il Cesena difende la terza piazza, la più ambita dopo il duo inarrivabile, i punti che separano il Teramo dai playout si dimezzano, ma sono cose che in un campionato sono e restano l'assoluta normalità.